Bentornati falchi grillai. Dopo un lungo volo dal Sahara africano sono ritornati sopra i cieli della città di Matera, del paese di Montescaglioso, così come in altri centri lucani, i falchi grillai. Questo piccolo rapace migratore, una specie coloniale, ama nidificare nei centri urbani utilizzando le cavità dei vecchi muri e le fessure sotto i coppi che talvolta consentono l'accesso ai sottotetti. Le mugge materanesi rappresentano un ambiente ideale per questo splendido migratore. L'altipiano calcareo che costituisce le mugge, infatti, è in gran parte ricoperto da vaste aree aperte ricche di grilli e cavallette. Questi rapaci le individuano facilmente, soprattutto in volo, rimanendo immobili nei cieli e battendo le ali in una posizione che è definita a spirito santo. Ma la tipicità di questa specie rimane la fedeltà al luogo riproduttivo. Ogni anno le coppie di grillaio tornano ad occupare lo stesso sito dello scorso anno. Per meglio difendersi dei predatori, poi, si riuniscono al tramonto su alcuni alberi che diventano così una sorta di grande dormitorio. La popolazione europea ha subito un drammatico calo numerico tra gli anni 70 e 90. Oggi in Europa si stima la presenza dalle 12.000 alle 18.000 coppie, di queste ben 4.000 nidifiche in Basilicata. Il progetto per la tutela e la conservazione del falco grillaio rientra tra le azioni del progetto Life Natura Rapaci Lucani ed è cofinanziato dalla Commissione Europea.